Allora, siamo qua e ho preso una decisione eroica. No, non è vero. Vi faccio una puntata noiosa, ovvero vi porto con me in miniera. Però prima di andare in miniera dobbiamo fare un po' di cose, tipo questi, tipo i picconi, tipo olè. Cos'è che possiamo ancora fare allora? L'enderpearl prima di tutto la molliamo qua. Poi il secchiello. Il secchiello potrei fare una cosa simpatica. Adesso vi faccio vedere. Abbiamo la famosa acqua qua fuori, no? Ma è un delfino? Vabbè. Qualunque animale tu sia. Sei rosa, quindi, cioè almeno io lo vedo rosa, quindi non mi piace. Allora, dunque, i picconi li ho fatti, sì. Cos'è che mi manca? Ah, una pala. Ma di solito vado giù di picconeria ignorante. No, la pala ce l'ho. Il tritacolo lo lasciamo qua. Questo. Water, pane, ma sì, dai, così va bene. Ah, lasciamo giù anche i wooden tie che poi vi faccio vedere come si fanno. O questo la prossima volta. Allora, scendi, 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 arma in mano, scendi, scendi, dai. Nessuno, nessuno. Allora, andiamo, 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 andiamo. Ok, la puttanata che volevo fare è questa col secchio d'acqua, potete già immaginarla. Al rischio della mia vita. Iniziamo da qua, va? Però, sì, ok, al rischio della mia vita, però potrei anche far finta di niente. Questi qua li vado a prendere facendo il giro dall'altra parte. Giro attorno al lago di lava. Sì, no, dai, ci ho ripensato. Non prendo subito la lava al primo colpo perché non blocco subito la lava perché mi serve un attimo per illuminarmi la grotta. Perché se no dovrei mettere tonnellate di torce e ci perdo la vita. Ci perdo una vita a metterle. Allora. Mettiamoci questo e questo. Ah, devo già prendere del carbone perché mi sono dimenticato di farmi le torce. Vabbè, dimenticanze tecniche. Dimenticanze tecniche. Allora, la ditta offre della tin. Poi, altra tin. Vabbè, sarà sempre lo stesso filone, immagino. Dai. Allora, il legno, ma per adesso non mi serve. Io lo lascerei qua che sorregge la grotta. Però in compenso mi prenderei questi blu che sono zaffiri, cos'è che erano? Sapphire! Ah, come una scheda video, tipo. Sì, comunque sono zaffiri. Servono sempre per fare pale, armi, asce, solita roba. Allora, io ho abitudine di chiudere, però non chiudere così, perché mi sono chiuso un pezzo di zaffiro dentro. No, era un pezzo di cobblestone, ma vaffan. Allora, tiriamo via questo, tiriamo via questo. Allora, dato che adesso sono sottoterra, magari non mi accorgo del giorno del giorno che passa, robe varie. Se non me ne accorgo, molto probabilmente taglio il video e lo faccio in due parti. Oppure, orca di quella. Dai, rompiti. Allora, o taglio il video e lo faccio in due parti, oppure taglio il video mentre lo faccio. Oppure lo metto velocizzato con quella musichetta idiota che avete sentito nel primo episodio, tipo.
Comunque sta miniera qua, per i miei gusti, è troppo alta, perché siamo a livello 15. Se fossimo due livelli più in basso ero più contento perché girando la miniera c'era più probabilità di trovare diamanti. Che è la cosa che ci serve di più adesso, dopo la redstone. Dai, carboncino. Carboncino. Ah, c'è ancora un pezzo di ferro qua. Sono ancora due pezzi di ferro qua. Shift, ok. Schiacciando shift ho visto che sotto non c'era niente di ferro, quindi ho evitato. Allora, chiudiamo qui i buchi vari ed eventuali. Ma se sto buco qua lo lascio anche. No, ho finito la... No, l'ho finita, non ci credo. Allora, già che siamo qua ci prendiamo anche le rotaie. Che le rotaie, per la cronaca, sono completamente diverse dal Minecraft classico, quelle da craftare con la Raycraft. Quindi di conseguenza, se troviamo delle rotaie, meglio per noi, perché almeno siamo avvantaggiati che abbiamo già delle rotaie fatte. Allora, la Nicolite si raccoglie con il ferro. Me ne ricordavo già più. E no, e voi là niente, mi faccio la scaletta per scendere perché sennò poi non risalgo più, che non ho più pietra. Allora qui prendiamo il copper, non avendo più pietra adesso lascerò un po' di buchi in giro, poi sarà un po' insidioso camminare sta miniera. Allora andiamo, andiamo, andiamo. Allora, qui c'è una della tin, qua non so, qui già. Poi la cosa importante, allora, prima di tutto tiriamo via sto pezzo di architrave di pietra. Allora, qui c'è il dungeon del giorno prima, qua l'avevo svuotato, sì. È una cosa carina, però sarebbe riuscire a spostare sto dungeon. Allora, facciamo così. Ah, che bello, uno zombie. Zombie, zombie, zombie. Perfetto. Allora, mi sa che qua dobbiamo girare con le torce perché mi sa che si spawnano anche di qua gli zombie. Oh! Oh, redstone gratis. Che belle cose. Allora, ci va anche bene perché qui la miniera finisce. Così non dobbiamo girare troppo con Nicolite e Nicolote e Nicolute. Ma che cazzo sto a dire? Allora. Ah, eccolo là, quel pezzo di legna. Piatto, sì, adesso l'ho visto. Non avevo mai visto un pezzo di miniera fatto tutto in legno. Non mi era mai capitato, neanche giocando da solo. Allora, dai, ancora due pezzettini di carboncino. Allora, anche qua, mica me ne sono accorto. Eh sì. Già, sarò già al 14° episodio su Minecraft, sto diventando vecchio. Perdo già i colpi, non mi accorgo che dei pezzi di carbone che c'ho vicino. Allora, adesso però mettiamola in alto, dove ho appena prodotto il pezzo di carbone, ci mettiamo quello, perché sicuramente si è incastrato il carbone là. No, strano. Avrei detto di sì. Allora, togliamo il ferro. Infatti devo stare all'occhio che non arrivi nessuno da lì perché... Appunto. Avevo la sensazione che prima o poi l'inculata mi arrivava. Ok. Teoricamente così non dovrebbe
succedere più niente. Non che non spawnino qui sopra, ma quello vuol dire essere sfigati. Cosa molto probabile adesso che ci penso però, eh. Allora, togliamo la cesta che non me ne serve più niente. Prendiamoci anche questa. Beh, potevi cadere un po' più in basso, eh. Prendiamoci i binari. Un passaggio secondario della miniera, quello? Interessante. Allora, qui sta già diventando troppo intricata per i miei gusti. Allora, effettivamente forse ci conviene fare una cosa. Lasciare... Oddio, questo è tungsteno. E adesso poi vi spiego anche il perché sono così contento di aver trovato il tungsteno. Ecco, dunque, 17, no, 17 è ancora troppo alto. Allora, il tungsteno si toglie col ferro. Via 1, via 2, via 3 e via 4. Allora, il tungsteno fa parte, se non mi ricordo male, tungsten ore, fa parte della Industrialcraft, soltanto che, oddio, com'è incasinato qui in alto. Soltanto che non viene, come si può dire, non viene per il momento non viene ancora sfruttato. Quindi non venendo sfruttato è molto 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 utile da mettere nella tavola degli incantesimi, che è una transmutation tablet, quella che forse avevo fatto vedere in un altro episodio, perché vale tantissimo. Vale circa due diamanti, mi sembra, o un diamante. Comunque vale un bel po', per farla, per dirla tutta. Allora, noi arriviamo da qua, quindi finiamo di pulire la miniera. Così sappiamo dove siamo passati, visto che sta iniziando a diventare un po' intricata la questione. Scava te, scavo io. Allora. Ok, ci ho fatto caso adesso. La mappa in alto a destra è buio. Quindi essendo buio vuol dire che è notte. Essendo notte abbiamo già fatto un altro episodio, perché come sapete i miei episodi li faccio durare all'incirca sui 10-12 minuti. Quindi ci salutiamo qua e ma adesso vedo se finirlo da solo o se farvela vedere. Comunque, al prossimo episodio. Ciao!